Ciao ragazzi, qui è Giraffa Team, bentornati. Oggi sono qui con un unboxing non di videogiochi, bensì di le cornie giapponesi. Ta-da! Ecco, è giunta l'ora del Japan Candy Box. Per chi ancora non lo sa, Japan Candy Box offre un servizio di abbonamento mensile, semestrale e annuale di box appunto contenenti snack giapponesi. Io vi lascio il link in video descrizione, così se volete potete dargli un'occhiata. Tra l'altro sono stati talmente gentili da appunto mettere a disposizione non solo questa confezione da spulciare con voi, ma un'altra che spediranno direttamente al vincitore del giveaway. Partecipare al giveaway è facilissimo. Basta appunto cliccare sul link in video descrizione e seguire passo passo le istruzioni. Ragazzi, vi raccomando, partecipate, anche perché è gratis. Oddio, mi sto sciogliendo di già. Direi di mettere da parte la dieta e quindi scoprire cosa c'è all'interno. Bisturi. Ragazzi, vi dico che il giveaway è internazionale, quindi potete partecipare tutti da qualsiasi parte del mondo. Allora, apriamo piano, altrimenti mi cade tutto. Cosa c'è all'interno? Ok, qua c'è il libricino, suppongo, sì, che ci descrive tutto ciò che troviamo all'interno. E poi, oh mio Dio, quante cose buone! Guardate! Gioite con me, oddio! Non vedo l'ora di assaggiare un po' tutto. Allora. Ok. Basta fare, insomma, la scema. Allora, iniziamo con questo qui, che sembra biscotto ricoperto di cioccolato, forse alla nocciola. E non ne ho idea. Diciamo che è un po' sciolto tutto perché qui si crepa appunto di caldo. Vediamo un pochino com'è. C'è scritto Meiji, comunque sa proprio di biscotto ricoperto al cioccolato alla nocciola. Ragazzi, io sono golosa, quindi doppio assaggio, perché non si sa mai, meglio essere sicuri. No, le caramelle direi dopo, prima. Oh mio Dio, cosa vedo? Altra roba, cioccolata, cioccolato, non so cosa c'è scritto, io, ragazzi, in giapponese non capisco un accidenti, purtroppo. Mi piacerebbe effettivamente studiare il giapponese, però. La pigrizia. Vorrei aprirlo così. Non ce la faccio, non ce la posso fare. Prima assaggiamo e poi vediamo cosa dice il librettino. Che cos'è, ragazzi? Non ne ho idea. Cioccolato, però non so che gusto. Carte ovunque. È strano perché all'interno c'è una cosa gommosa, di non riesco a capirne il gusto, però è buono, più sicuro che è buono. Mm. Mm.
Tirolo Tirol Chocolate, pure il mio inglese fa schifo. Matcha mochi. Ah, il mochi è un una tradizionale torta di riso giapponese. Ha il sapore del tè verde. Cos'altro c'è qui? Non lo so cos'è perché vedo solamente una torre. Non so cosa sia. Comunque le confezioni sono veramente molto molto carine. Oddio ragazzi, non so dove mettere la roba, la metto qui. Allora, è gommosa. Mi sa che i giapponesi hanno il fetish del gommoso. Non sembra caramellosa. Non so come descriverla. La carta è tutta appiccicata perché comunque ci sono 40 gradi all'ombra qui. Perché non ho preso un fazzoletto? Non lo so. Allora ragazzi, purtroppo anche per il caldo è tutto appiccicoso e io mi sono piastricciata tutta. Bene, benissimo. Cerco di mangiarne un pezzettino dove appunto non c'è la carta. È buono, credo. Mi ricorda quelle caramelle che troviamo nei banchi delle feste popolari. Ed eccomi qui ragazzi, purtroppo mentre registravo si è scaricata la batteria della fotocamera. Ogni modo, ho scoperto che questo qui, che ho mangiato prima, quello gommoso, è un dolce tipico giapponese fatto con la farina di miso. Mi pare di sì. E, ok, siamo qui, andiamo avanti. Proviamo questo. E, come potete vedere, c'è disegnata la mela, quindi è il dolce alla mela verde. Tanti dolci a questo giro, eh? In genere mettono anche qualcosa di salato come patatine. È sottilissimo. Profuma tantissimo di mela verde. Proviamo. Buonissimo. C'è anche lo zucchero sopra, non so se riuscite a vederlo o meno. È una caramella gommosa con la mela verde. Buona. Ecco un altro dolce, credo sia un dolce. Sembra Doraemon, quello nella confezione. Però la caramella ora i denti. E c'è sempre raffigurata la mela. Proviamo. Ok, è un biscotto, credo. All'inizio mi ha ricordato una patatina al formaggio, però è dolce, è sempre mela. Insomma, le mie papille gustative ormai sono in coma. Allora, praticamente è uno snack di mais, sempre con al sapore di cannella e apple pie, la torta di mele. Questo, oddio, sembra del pane. Comunque sembrano dei dolcetti con dentro della crema. Proviamo. Speriamo non si spenga.
Oddio. Ma che buoni. Sono dolcissimi. C'è qualche altra cosa qui dentro, non so cosa sia. Conservante per cibo. Oddio, ne vorrei mangiare ancora. Questo melon pan flavor, quindi al sapore di melone, leggermente forse, non vorrei sbagliarmi, però insomma, io non sono molto affidabile. A quanto pare, con questi sapori delicati, è ricoperto di una crosta croccante, anche se da me è morbido, a me sembrano morbidi. Con all'interno sono morbidi. Cioccolato bianco. Buonissimo. Almond glico. Credo sia caramella alla mandorla. Questo qui. Guardate quante ce ne sono. Carina la confezione. Proviamone una. Mi sa che stasera non c'è, no? Allora, vediamo, vediamo. Mi sa che è gommosa. È tutto buono. Come le classiche caramelle al latte. Però questo è il sapore di mandorla. Andiamo avanti. Queste mi sa che sono caramelline con tanto di stuzzicadenti all'interno per prendere, per raccoglierle. Dai vari gusti. Allora, mela, arancia, ciliegie e banana. Se riesco a prenderne qualcuna, prendo così. Sono morbide, zuccherose, molto buone. Andiamo avanti. Ancora, queste sono chiaramente delle caramelle all'ananas. Proviamo. Questa è la confezione. Ariettime. No vabbè ragazzi, assurdo, mi si stanno scaricando tutte le batterie che avevo di riserva anche della fotocamera. Mannaggia me che non ho pensato appunto di metterle in carica prima di girare il video. Anyway, siamo rimasti alle caramelle all'ananas. Mi si sta tutto tra i denti, prima denti verdi. Una caramella gommosa all'ananas. Buona, tutto questo. Sembra tipo fruttella. Buona. Cioè, nel 1975 Morinaga ha introdotto questa nuova caramella dal gusto di ananas, e questa è una versione limitata fatta con ananas reali appunto raccolte sull'isola di Okinawa Ishigaki. Ce l'ho fatta, non riesco a parlare perché con tutta la roba che sto masticando. Ragazzi, siamo giunti alla fine praticamente, ultimo dolciume. Io leggo Lemon Peppermint, quindi mi sa che è una caramella al limone e menta piperita.
Assaggiamo, assaggiamo. Oddio, un odore fortissimo di limone e menta. Boing, 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 boing. Tutto gommoso. Buono. Il sapore non è pungente, si sente molto il limone, però rende la bocca molto fresca. Davvero un buon connubio tra menta e limone. E non è nemmeno particolarmente dolce, eh? Davvero molto molto buono. Non me l'aspettavo, eh? Mi sembrava più... cioè io non vado matta per il limone. Mi piace solamente sul pesce, ogni tanto sull'insalata, ma non riesco molto a digerire il limone, non a digerire, ma a farmelo piacere. Se devo scegliere qualcosa, quello che mi è piaciuto di più in assoluto, il mio snack preferito tra tutta questa, insomma, bontà, direi assolutamente le mini ciambelline con all'interno ripiene appunto di cioccolato bianco. Madonna che buone. Oh, oh. Ne mangio un'altra. Le voglio mangiare tutte. Ragazzi, mi raccomando, partecipate al giveaway, cliccate sul link in video descrizione, così insomma arriverà anche a voi un pacco direttamente da Japan Candy Box con all'interno tanti dolciumi e snack giapponesi. Io vi saluto, un bacione da Giraffatini. Ciao!